Ciao ragazze, allora, come al solito, no, benvenuti sul mio canale. Scusate, ma io sono un po' di fretta. E allora, tutorial, video tutorial. Hai visto il successo che ha avuto questa sfida qua? No, questo fermaio qua. Ho deciso di fare un altro video tutorial, sempre di mia invenzione, cioè sul momento fatto. Non so cosa uscirà, sinceramente, essere sincera. Ho qua in parte mio figlio Aiden, piccolino, che fa casino perché ho dato un cucchiaio per farlo stare buono. Non so quanto durerà invece il suo stare buono, vabbè. Cos'altro vi devo dire? Allora, presentazione dei materiali. Queste qua. Queste sono i fermai di BB Craft. Allora. Poi ci serviranno delle pere da 4 mm. Io non sono convinta di utilizzare queste, quelle viola. Volevo utilizzare queste qua, vedete? Sono mezze, mezze, cioè sono un po'. Non sono tanto convinta di utilizzare quelle viola. Vabbè, vediamo. E poi aspettate un attimino, vi ho fatto vedere questo, il codice a BB Craft. Niente, partiamo. Utilizzo come al solito il filo bianco perché almeno così si vede, perché col nero non si vede niente. Quello che ho scelto è questo qua. Vediamo cosa ne esce fuori. Voi che ne dite? Allora, passo prima a fare il centrale. Ecco qua, mi inserisco così su una qualsiasi un qualsiasi foro. Attimino, eccoci qua. Allora, qua vorrei inserire. Allora, è meglio con le perle in argento, oro oppure viola. Vabbè, abbiamo bisogno di uno duo. Delle 11.0, delle 15.0 o forse 8.0, non lo so. Allora, mi porta ad inserire una 11, una perla da 4 mm, un'altra 11. Ed entro nel buco parallelo, nel foro parallelo, non nel buco parallelo. Esco da qua, dal foro laterale, ed inserisco una 11.0 e ripasso solo nella perla. Non si vede granché. Ok, sono uscita dal foro qua, dal foro della perla, inserisco un'altra 11 e mi inserisco nel foro laterale qua. Vedete? Ecco qua. Adesso fermo tutto con un paio di nodini. Centrain. Cosa c'è, amore? Cosa c'è? Voglio giocare anche lui con le perline. Ora, eccomi qua. Ho inserito. Esco dal foro di una rocaille qua 11.0.
ho inserito 3.11 e vado a inserirmi al foro della locale laterale, non so. Poi rientro nel foro, riesco sempre nel foro e inserisco altre 3 locali 11. E entro da sopra sotto, vedete, nel foro della prossima locale. Dovrebbe uscire così. Ora ripasso un attimino nelle locale. Mi porto ad uscire da qua su, vedete? Allora, adesso andiamo a metterci una drop 2 qua, che ci sta. La mia idea era quella di mettere la drop 2 qua. Aspettate. Ah, perché? Oh! Allora, vabbè, avete capito. Così, poi qua intorno di fare 11.0. Ora proviamo, eh. Allora, usciamo dal foro. Qui, vedete. Poi andiamo a inserirci con l'ago nel foro piccola della drop 2. Ok, ci inseriamo di qua nel foro laterale. Poi saliamo di qua. Ci inseriamo nel drop 2 e poi scendiamo da qua. Ok. Qua, la drop 2 è posizionata. Adesso dobbiamo andare a fare la decorazione delle perline del locale. Ecco qua, usciamo da foro più piccolino, vado a inserire con le 11. Scusate. Allora, vado a inserire 3.15. Ok. E mi inserisco nel secondo foro della drop 2. Oops. Adesso inserisco altre 3 drop 3 3.15. E mi inserisco nel foro inferiore alla drop 2. Eccomi qua. Ora riesco da qua. E qua inserisco 6 15 0.
e mi inserisco nelle prossime 15:00. Eccomi qua. Qui invece metto una 15:00 e entro nella 11, vedete qua. No. Passo indietro. No, 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 no. Ok, ho montato tutto quanto. Allora, entro da qui sotto, vedete? Prendo ce l'ho storto perché sennò. Cosa c'è, amore mio? Ho cambiato anche ago, però non riesco ad entrare. Ma appena mi metto a parlare, si mette a piangere. Allora, mi inserisco nella 11:00 qua. Poi tiro l'ago. Vado a fissare bene, per bene anche questi tre. Allora. Aspettate, perché non entra. Allora salgo su. Da qui, vedete? Poi mi inserisco nelle rocaille. Nelle 6 rocaille che ho messo. E qua mi inserisco una 11, giusto? 3, 3, giusto? No. Eccomi qua. E anche qua inserisco una 11:00 e mi qua, ragazze. Allora, dicevo, inseriamo una 15:00 e andiamo a inserirci nella rocaille 11. Così, vedete? Ok, adesso ci portiamo nel foro qua, vedete? Ci portiamo ad uscire. Fatto sto video un po' di tempo fa. Ok, ci portiamo a uscire da qua. Poi, qui mettiamo un'altra drop duo. Usciamo da qui, vedete? Dal terzo forellino. Entriamo qua, nella drop 2, poi scendiamo. Che succede oggi tutti quanti? No, ho sbagliato. Eccomi qua, qui nel forno più vicino. Ok, così. Ora usciamo
da qui entriamo in altro tubo. Mettiamo 1, 2, 3, entriamo nella drop 2, nel secondo fuori la drop 2, e rientriamo nel forro, nel primo forro da drop 2. Ok, allora percorriamo tutte le ferrocarie che abbiamo messo prima. Qua mettiamo una 11.0. E ci andiamo a inserire nella rocaille, no, 15.0, andiamo a inserire nella rocaille 11.0 che abbiamo, dove abbiamo messo prima la 15.0, sì. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, forse ce la faccio, forse ce la faccio. No. Allora, mi porto ad uscire da una da questa rocaille qua, vedete? Anzi no. No, sì, da questa rocaille qua. Metto una 15.0. Questa rocaille, vedete? Metto una 15.0 e salgo su. Qui poi metto 0 rocaille 15.0, e scendo, non riscendo del tutto, ma scendo qua e salgo qua. Ecco qua. Faccio il giro della dove ho messo la drop 2, vedete? Sotto faccio il giro. Poi salgo su nella rocaille, così almeno stabilizzo un po' anche la drop 2. Salgo su nella rocaille. Allora, 1, 2, 3. Questa qua è la terza. Ecco e metto una 11. Ma una 11 meno 18. Ecco qua. Ok, ci sono. È carina anche la fantasia con questi che si vede, vedete? Io continuo per tutto il giro, per tutto il perimetro di
del fermaglio e ci vediamo forse alla fine o forse no. Intanto metto a caricare il video e questa è una nuova collaborazione con l'ho già detto. Niente, grazie per aver guardato il video, spero che vi possa far piacere. E ciao ciao. Ciao.